Concetta Bertolotta, Fazio Nuccio, Giovanni Di Santo, Saporita Eleonora, Lezia Ghillemi, Alessio Tito, Pia Scuderi e Marisa Leonardi. Se ci sono venite ad animare la lode, grazie. Lode. Allora, stamattina vogliamo fare un po' di esercizio fisico, ci sgranchiamo un pochino, in maniera tale che possiamo, ecco, riprendere un attimo le funzioni nostre vitali. Ci mettiamo in piedi. Siete stanchi? Vi vedo particolarmente stanchi? Avete riposato stanotte? È una bella giornata. Io ho fatto una notte magnifica di sogni belli. Stamattina mi sono svegliato prima che suonasse la sveglia, ma non per altro perché pensavo che lasciavo le persone qui ad aspettare. E la giornata è iniziata meravigliosamente bene, nonostante tutto e tutti va tutto bene. Tutto meravigliosamente bene. Sorridi alla vita e la vita ti sorriderà. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Allora, se siete un po' costretti, ecco, mi lasciate un po' di spazio. Buongiorno. E ci segniamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno. Buongiorno con un sorriso, date il buongiorno alle persone che vi stanno accanto. Accanto. Buongiorno. Buongiorno. Quanti brutti anatroccoli che stanno diventando per i cigni, per le oche. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno, buongiorno a te.
questi perché sono importanti. Allora, guardate, guardate. E tutto questo deve veramente farci entrare in un dinamismo di azione. E allora abbiamo fatto già il segno della croce per pensare come pensa il Padre, amare come il Figlio ci ha amati, agire con la grazia dello Spirito Santo. Facciamo adesso un altro esercizio. Vogliamo portarci in alto sulle punte. Suor Mary ci potrebbe insegnare come si sta sulle punte, però ecco. Ecco, stiamo sulle punte, stare sulle punte molleggiando, ecco, quasi, ecco, saltando, saltellando, exultantes, exultantes significa saltellanti, saltelliamo, saltelliamo. Pensate che avete un bel serpentello sotto i piedi che state schiacciando il diavolaccio, che bello! La danza sul diavoletto, pestate tutti i diavoli, camminerai sulle aspide e sulle vipere. Scaccia la destra alla vipera. Saltando. Lampadine, ecco, accendete le lampadine nella vostra vita, accendete la luce. Vediamo queste lampadine. Santino, tu sei abituato con Neon. Un Neon su Full Now. In inglese, un Neon si Full Now. Per loro sempre, ecco, la pronuncia sembra inglese, ma non è inglese. Ecco, pensate che siete tutte fulminate, fatemi cambiare le lampadine. Cacciamo un fusibile, forza!
ancora arrugginito? Ho portato delle bustine di olio. Ci sono le bustine d'olio? Che arrugginito? Volete l'olio di ricino? Ancora meglio, un potente, rilasciante, ecco. Allora lasciamo... Ecco, le mie mani hanno deposto la cesta. Hai tolto il peso dalla mia spalla. Togliamo i pesi dalla spalla. Togliete i pesi dalle spalle. Lode, ci siete? Alzate. Ti accetti? Alza la coscia. Grazie Gesù. Lodiamo il Signore, benediciamo il Signore.
Tu non ridere sotto i baffi, ridi sotto i baffi. Lode! Ridiamo, gioiamo, lodiamo il nome del Signore, e diciamo il nome del Signore, il quale viene in nostro aiuto. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Alziamo, siamo gli occhi, siamo gli occhi. Sono alto. Alziamo gli occhi. Cosa fa? La rimpasta e la rifà nuova. Ecco, io faccio nuove tutte queste cose. Facciamo questo segno. Facciamo cose nuove. Impastiamo sta pasta,
per fare i maccheroni, ecco, per fare i pitoloni, la focaccia, cose buone da mangiare con la farina gluten free per quelli che hanno problemi di gluten. Bastate, no, create qualcosa di nuovo, create, forza, creiamo. Così, quando impastavate la plastichina, vi ricordate? Bravo, tipo, ecco, rimpastiamo, il marito impasti la moglie il marito, impastatevi, ok? Lode un bel massaggino, bravo. Giuseppe, sei delizioso, sei il marito ideale, tutti Giuseppe sono i mariti, guarda, però poi ha preteso che la moglie. Allora tutti ci affidiamo al vasaio del cielo, il quale cosa fa? Noi entriamo come un vaso tutto rovinato e usciamo come un vaso nuovo. La proviamo? Proviamo a farlo, a dirle, dichiara le cose e queste si realizzano. Tu chiamale, io vi farò quanto avrò udito dalla vostra bocca. Allora, tutti ci affidiamo al vasaio del cielo. Tutti ci affidiamo al vasaio del cielo. Entro come un vaso tutto rovinato. Scrollati. Più rovinati, tipo terremotate, proprio quando c'è un terremoto. Entro come un vaso tutto rovinato. Esco come un vaso nuovo. Rimpastiamo, pronti? Tutti ci affidiamo al vasaio del cielo. 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 Non vi preoccupate, ecco, poi come riordineranno le camere, riordineranno anche voi. Un po' di sangue, pesci lessi ci sono, che succede? Vi hanno bollito, cotti al vapore, la sauna, un bagno turco, che? C'è l'idromassaggio poi, lode. Tutti ci affidiamo al vasaio del cielo. Tutti ci affidiamo al vasaio del cielo. Tutti ci affidiamo al vasaio del cielo. Thank you.
esercizi a corpo libero e così fanno le estensioni, poi anche verso sotto, verso le punte dei piedi, toccate le punte dei piedi, la schiena e poi le torsioni. Lodiamo il Signor Gesù perché è vivente. Quindi le gambe ferme, il bacino, solamente il bacino. Tipo quando si faceva, ricordate che si faceva così? Ricordate che si faceva così una volta? Ora niente, non si fa più niente. Ci facciamo fare. Pronti? Tutto il corpo, lodi il Signore. Ciccio! Muoviti! Stupiscono e gioiscono di sapere che sei mentore.
facciamo una bella navigata ora, adesso bisogna vogare. Ecco, voghiamo, camminiamo, remiamo tutti insieme, lasciamoci cullare dalle onde. Ma non è con Marvina, t'ho letto che dormi. Vabbè, facciamo gli esercizi noi. Gesù è il capitano, e Maria che si è lavorata, sta navigando.
faccio gli esercizi con la Nintendo Wii, capita. E sì, ci sono questi esercizi che si fanno e dice: questi ti faccio fare due esercizi, uno per la mente e uno per il corpo. Misurando, brava. E devi stare fermo, immobile, e poi ti fa muovere. Però ti manca sempre l'amico, ti manca l'amico. E io sono l'amico suo. Noi tutti abbiamo bisogno un amico di giochi. Chi aveva un amico di giochi? Chi non aveva... Che infanzia difficile, Ciccio. Alza sta mano, alza la zampa, bravo, ce l'hai avuto. Tu ce l'hai oggi gli amici di gioco, figurati se non ce l'avevi prima. Certo che vai, se non avessi. E vi ricordate quando eravamo piccolini, a proposito, c'è un bimbolo, limbolo, lasti, c'è un bimbolo, vi ricordate? Infanzia difficile. Dove eravate? Nell'orfanotrofio con la signorina Rottermeier, non lo so. Vabbè, vi ricordate? Ve lo ricordate? Provate a fare con le persone accanto. Su queste, attenzione! Perché vi faccio fare questo, fermi? Un giorno scese nel cortile San Roberto Bellarmino, che era un cardinale, un santo cardinale. Scese, incontrò Luigi Gonzaga che giocava. E disse: Luigino, vieni qua. Che stai facendo? Sto giocando. Cioè, senti, se tra 10 minuti tu dovessi morire, che cosa faresti ora? Continuerei a giocare. Tu devi continuare a giocare. Qual è l'allarmismo? Corro subito in cappella, vado a confessarmi. Prima ci dovevi pensare, no? Continua a giocare. Che significa? Ogni cosa si è fatto a suo tempo. Questo è il tempo del gioco. Questo è il tempo in cui tu devi giocare. Sapete perché le persone poi si indebitano al gioco? Perché hanno perso l'abitudine di giocare, non sanno più giocare per divertirsi, per essere felici, per godersi la vita. Pensano che il gioco, anche gli animali giocano tra di loro, i leoncini giocano tra di loro, tutti giocano, è una cosa connaturata a noi. Quando noi non capiamo più perché eravamo stati progettati dal creatore, li sfasiamo. Allora questo è il tempo in cui noi ci prendiamo il gusto di giocare sotto lo sguardo di Dio, e Dio ci guarda e sorride dal cielo perché ci vede giocare. E mentre noi giochiamo, libro della Sapienza, il mondo che è come una palla nelle mani di un bambino che gioca, il mondo tutto complesso, tutto macchinoso, l'alta finanza, i botti, CCT, lo spread. Lasciate fare le cose del mondo al mondo, noi facciamoci le cose di Dio. Lodiamo il Signore nel gioco, giocando, lodiamo il Signore, continuiamo a giocare. La vita è un gioco. Se scommetti bene, con chi scommetti? Che il tuo compagno di viaggio, che è Gesù, l'amico vero, e noi dobbiamo dichiarare che siamo amici veri di Gesù, possiamo tranquillamente continuare, tra virgolette, a giocare. Dove giocare significa anche play, significa anche suonare, significa anche fare qualcosa, e intrattenersi piacevolmente. Intratteniamoci piacevolmente. I maltesi inviteranno per il tè il Papa e lui ci andrà, ma noi preferiamo, ecco, in questo momento, giocare saltellando. Gioia, pronto, butta butto su una barra. Avanti, poi c'è tempo per riposarti nei loculi. Io non so perché hai scelto di andarmi e consolarmi pregando te. Sono la mia.
grazie Gesù, grazie Signore Gesù di questo amore che ci darai sempre, Signore Gesù, grazie per ogni cosa che farai nella nostra vita, Signore Gesù, grazie Padre per il tuo amore, grazie che tu sei il Padre nostro, Signore Gesù, e noi siamo i tuoi figli, noi apparteniamo a te Padre, il tuo popolo che ti lode e glorifica adesso ogni cosa Padre, benedetto il tuo nome santo e benedetto, grazie Signore Gesù, grazie di questi momenti che ci dai e ci darai sempre, lode e gloria a te Signore Gesù, Padre Santo, Padre Benedetto, Padre della Gloria, grazie, invochiamo te Padre sopra di noi perché tu sei il Signore della nostra vita, grazie Gesù, Amen. Alleluia, grazie Gesù, lode a te perché ci attiri sempre a te, oh Signore, al tuo amore, grazie Signore per questi giorni che ci hai chiamati qua, grazie perché ci fai fare dei passi nuovi, dei passi di qualità, oh Signore, ci hai chiamati qua all'inizio di questo anno, Signore, per benedire il nostro anno, Signore, veramente per cambiare il nostro lamento in danza, Signore, grazie Gesù, grazie perché ci ami ciascuno, Signore, grazie perché a ognuno darai ciò che abbiamo di bisogno, Signore, grazie, lode il tuo nome, benedetto sei tu, oh Signore, grazie Gesù, grazie per il tuo amore, oh Signore, grazie per la luce che sei nelle nostre vite, oh Signore, grazie Gesù, lode a te, alleluia, lode a te, oh Signore, grazie Gesù, grazie per tutte le persone che sono qua, oh Signore, grazie Gesù, grazie per tutti questi cuori che ti lodano, ti hanno lodato, oh Signore, grazie Gesù, lode, lode, grazie Gesù, osanna, tu sei santo, sei, oh Signore, grazie Gesù, alleluia, lode, onore e gloria a te, oh Signore, amen. E grazie ancora, oh Signore, per la tua presenza ancora qui in mezzo a noi, oh Signore. Tu ci hai promesso che non ci abbandoni mai, che sei con noi tutti i giorni della nostra vita. Già per questo, Signore, ti vogliamo dire grazie. Ti vogliamo dire grazie per quello che hai fatto in questi giorni per noi. Ti vogliamo dire grazie anche per tutto quello che ancora tu farai, oh Signore, per noi. Ti vogliamo dire grazie per questo nuovo anno. E vogliamo invocare il tuo Santo Spirito, oh Signore, su questo anno, nelle nostre famiglie, nelle nostre vite, nelle nostre comunità, oh Signore. Vogliamo invocare il tuo Santo Spirito su tutti i nostri problemi, perché come diceva Patrizia, tutto diventi gioia. Chi si muti il nostro lamento si muti in danza e in gioia. Grazie Signore Gesù. Vieni Spirito Santo, vieni nel nome di Gesù, vieni Spirito Santo, vieni, vieni Spirito Santo. Oh,
santità, vieni, vieni, dolce consolatore, vieni, ramana, wassamana. Signore, Re che domini l'universo, tutte le cose sono sottoposte al tuo potere e non c'è nessuno che possa opporsi a te e nella tua volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e non c'è nessuno che possa resistere a te, Signore. Esser 4:17b. Grazie Signore Gesù, perché tu ci ricordi che noi non dobbiamo resistere a te, Signore, perché tu hai creato tutto, Signore, tu sei il Signore, il nostro Re, e allora vogliamo abbandonarci a te, Signore, perché tu hai deciso di salvarci come Israele e noi vogliamo essere salvati da te, Signore, e siamo qui per abbandonarci a te, per abbandonarci alle tue meraviglie, Signore. Grazie Gesù, grazie Gesù. Il Signore ci dice ancora: perché io sono venuto perché abbiate la gioia e perché la vostra gioia sia piena. Questa è la promessa per noi oggi, fratelli, e per tutti quelli che crederanno, dice la Scrittura, perché una misura piena, traboccante, sarà versata dentro di noi, la pienezza della gioia, la pienezza dello Spirito Santo. Lode a te, Signore, perché questo è il dono dei doni che tu vuoi dare a ciascuno di noi oggi. Lode a te, Signore, perché con la tua morte ci hai meritato questo enorme e grande dono, Signore, il dono dello Spirito. Vieni, Signore, riempi ogni cuore, ogni angolo della terra. Vieni a fare nuova ogni creatura. Maranatà, vieni, Signore, vieni dentro di noi. Maranatà, vieni, Signore, diciamolo, Maranatà. Vieni, Spirito Santo, Maranatà, Maranatà. Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e a voi darò il paese di Israele. Essi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini. Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Metterò dentro di loro, toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché seguono i miei decreti e osservano le mie leggi e li mettono in pratica. Saranno il mio popolo e io il loro Dio. Ezechiele 11:17-20. Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi. Ad ogni mia parola porgi l'orecchio. Ecco, io apro la bocca, parla la mia lingua, entro il mio palato. Il mio cuore dirà sagge parole, le mie labbra parleranno chiaramente. Lo Spirito di Dio mi ha creato, il soffio dell'Onnipotente mi dà vita. Se puoi, rispondimi, preparati davanti a me, sta pronto. Ecco, io sono come te di fronte a Dio e anch'io sono stato tratto dal fango. Ecco, nulla hai da temere da me, né graverò su di te la mano. Giobbe 33:1-6-7. Grazie Gesù. Ecco, sui monti passa un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te, egli è del tutto annientato. Naum 2:1. Grazie Signore Gesù, perché il malvagio non passerà su di noi, perché è stato annientato, perché Dio l'ha sconfitto, perché Dio è il Signore della nostra vita. Grazie Gesù, amen, alleluia. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per questi due passi che ci hai donato. Sono questi ultimi due, quello dello spirito prima e poi questo di Giobbe, dove tu ci inviti a dire parole sensate, altrimenti, come dice l'orante, mi si attacchi la lingua al palato, meglio rimanere muti. Puoi dire una parola buona, dilla, non la puoi dire perché dovresti aprire le cataratte del cielo per fare scendere le folgori, fermati e non avrai nulla da temere, se no devi temere la mano di Dio. Ecco, il Signore ci invita proprio a fare questo, a benedire. Benedite e non maledite.
Grazie, oh Signore, perché ci dici tutte queste parole di consolazione, di grazia, e l'ultima che ci dicevi: beato colui che porta la pace, il messaggero della pace, colui che porta l'annunzio della pace, che richiama una delle più belle beatitudini, la beatitudine, la quinta: beati coloro che fanno opera di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E ci dice San Paolo che se noi siamo chiamati figli di Dio è perché lo siamo realmente. Allora dimostriamoci figli, dimostriamoci amati, dimostriamoci benedetti dal Padre, dimostriamo con i fatti. C'è un adagio filosofico che dice: contra factum non valeat argumentum. Quando una persona è buona e i suoi gesti sono buoni, le sue opere sono buone, le sue intenzioni sono buone e tutto è buono, gli altri possono argomentare e dire: sì, ma lo farà per altri scopi. A conto sta facendo buono. Poi se lo fa per altri scopi, vabbè, intanto sta facendo il bene. Ma lo fa per orgoglio personale, intanto sta facendo bene. Alla fine i fatti sono quelli che contano, e dai fatti poi si scriveranno gli atti. Prima ci sono le azioni, i fatti, e poi si scriveranno gli atti. Dio scriverà, e quando Dio scrive, lui legge i cuori, legge le intenzioni, legge le menti, e sa perché quelle cose sono state fatte. Vi dico una cosa: il re Ciro non è che era ben intenzionato, ha capito che aveva i suoi interessi, loschi tra l'altro, quello di ingrandire il suo impero, aveva capito che costruire il tempio rendeva il popolo felice, loro si sarebbero serviti il loro Dio, e il Signore cosa ha fatto? Ha permesso a Ciro, il suo eletto, lo ha eletto, ha messo sentimenti buoni nel cuore di un tiranno e ha fatto sì che quel tiranno portasse avanti l'opera di Dio. Eppure era un tiranno, era un dittatore, era un usurpatore di Israele. Eppure il Signore lo benedice. Benedice quelli che gli uomini credevano un tiranno. Non solo, sapete cosa fa Ciro? Paga di tasca sua, con i suoi fondi, con i fondi del regno, la costruzione del Tempio. Guardate che tante volte il Signore sovverte i pensieri dei malvagi, inizia a fargli fare le opere buone e poi converte, li convince che quella opera buona che inizialmente avevano iniziato a farla per un'idea completamente diversa è invece un progetto suo. Allora lasciate fare tutte le cose, non impeditelo, non vi abbia a capitare di combattere contro il Signore, perché la volontà di Dio alla fine si compirà. Lo farai e volontà di Dio e si realizzerà. In ogni caso la volontà di Dio alla fine verrà fatta. Non opponetevi a nessuno. Gesù dice, tra l'altro, vi è stato detto, ma io vi dico, di non opporvi al malvagio. Chi agisce male, lascialo agire male, ognuno risponderà per le proprie azioni. Tu continua a comportarti bene, dimostra chi sei tu. Non